Benvenuti nel paese dei balocchi per questo Natale 2017. Allora, come sapete, lavoro a questo video da un mese e mezzo. Chi mi segue su Instagram, lo trovate qua sotto, sa le peripezie che ho fatto per trovarvi tutte queste cose. Sono talmente tante che ve le dividerò in due video. Questo oggi che sarà tutto il kit e i calendari. No, che da oggi non ci sono. Tutti i kit di Natale e make-up più fighi da regalare per tutte le fasce prezzo. E il prossimo sarà calendari dell'avvento e kit skincare. E credetemi, non ve lo perdete perché sarà una figheria. Molto bene, partiamo subito. Per tutte le tasche, ragazze, mettetevi comode, prendete viveri perché sarà un video lungo. Allora, partiamo. Non sono proprio in fascia prezzo, però partiamo dalle cose un po' più low cost ad arrivare a quelle costose. Prima idea regalo, velocemente perché ve l'ho già mostrata, ma secondo me è una signora idea regalo, e sto parlando dei kit di NARS Man Ray. Sono i Love Triangle. All'interno troviamo, in base alla combinazione, ad esempio blush orgasm, rossetto orgasm, oppure blush deep throat, bellissimo, e rossetto Barbara, che è un bellissimo, ve lo faccio vedere, è un colore marroncino medio, un po' come quelli che piacciono a me, nella tipologia Audacious. Molto bello, un bel nude portabile da tutti. Per poi andare al blush Impassioned del rossetto Anna, come sapete, introvabile questo. Vi metto i link qua sotto di tutto. E per finire, bellissima accoppiata questa volta con un illuminante che fu una limited. E sto parlando del rossetto Rita, sempre Audacious, e l'illuminante Hot Sand. Impazziti tutti negli Stati Uniti, oggi disponibile in taglia deluxe. Bellissimi. Proseguiamo con. Ah, vi ho inserito anche qualche piccola piccola cosa nel settore naturale, piccola piccola perché non ho trovato tanto. Dunque, abbiamo detto del settore naturale. Inika Organics, brand minerale naturale, ha fatto questo kit che secondo me è molto carino per un'amica, per una collega d'ufficio, quando non volete spendere tanto. Lo trovate dalla vecchia bottega e costa 10 euro, quindi. È un trial pack in tono light medium skin, dove all'interno cosa troviamo? Ve lo faccio vedere. Secondo me è una bellissima idea regalo, quei pensierini per le amanti beauty, no? Troviamo, fatti in questo modo, troviamo, posso dire un'altra volta, troviamo? Il fondotinta liquido da 4 ml, il pure primer all'acido ialuronico da 4 ml, e poi troviamo due fondi minerali nel colore N2 e nel colore Y4, quindi neutro e yellow. E questi qua sono da 0,7 grammi. È un'idea regalo carina, anche per provare un brand, per un'amica, perché no? Un pensierino. Proseguiamo con, mettiamo un po' d'ordine, se no qui fra un po' non ci stiamo più. Non ci stiamo più. Ah no, ma questa è skincare, ma cosa ci fai qui? Piccola gioia. Proseguiamo con questo. Allora, voi mi direte, ma il pack dell'anno scorso? Sì, è ancora in vendita su Sephora. Io stavo per fare la cappellata e comprare quello di quest'anno, ma sono gli stessi colori, ragazzi, attenzione, disposti in modo diverso, ma sono le stesse cromie. Quindi se avete come me quello dell'anno scorso, quello di quest'anno ha il pack bianco, ma è uguale, quindi non compratelo due volte. Sono quattro dei famosissimi cream lip stain di Sephora e dentro ci sono un po' i colori iconici, quindi lo 01 rosso, lo 05 Infinite Rose, il 14 che è il Blackberry Sorbet e lo 07 Cherry Blossom. 14,90. Carino, bella idea secondo me. E sono ciascuno da 1,3 ml, piccolini. Poi, rimanendo in tema di cose piccole, bellissimo componente della collezione di Urban Decay per questo Natale, Urban Decay Little Vice. È il kit che è uscito anche con la versione liquid lipstick, ma sapete che io non ho amato i loro liquid lipstick, mentre questo è il set dei Rouge à Lèvres, i rossetti. Sono 5 rossetti, pack spettacolare, fatti, vedete così. Questa è una shade a caso ed è il colore Love Drunk in Comfort Matte. Trovo l'idea regalo carinissima, specialmente per chi come me ama follemente le mini size. Vi dico i colori che troviamo all'interno, che sono Violet 1993, stupendo, Double Crossed, che è un metallized, poi Love Drunk, che è il Comfort Matte, e Mad, che è un metallized, anche quello. Bello, da Sephora, se non sbaglio 29,90, ma sapete che poi ci sono gli sconti.
Rimanendo in tema di liquid lipstick, il set che vi ho già mostrato di The Balm Meet Matte Hughes, che quest'anno propone 3 nuovi colori. Scusate il casino, ma è il momento di dare da mangiare ai cani mentre io registro, perché no? Molto bene, abbiamo Loving, Captivating e Passionate dei nuovi. È un set da ben 6 liquid lipstick con 3 appunto shade esclusive e sono da 7.2 ml totali, quindi più o meno stesso quantitativo di Sephora, ma poi si sembrano il doppio di questi. Boh, i misteri del beauty. Poi, idea super carina firmata Benefit, non proprio dedicata a questo Natale, ma comunque secondo me è una bellissima idea, è il Boeing Race Case. È un astuccio fatto a matita, all'interno del quale troviamo i 4 correttori di Benefit in taglia mini. Secondo me è carinissimo, li trovate proprio tutti e 4, vedete? Anche il piccolo Boeing. E il mio adorato, perché lo adoro, Airbrush Concealer. Io ho scelto la tonalità 02, che va bene più o meno per tutti gli incarnati, da chiaro a medio. C'era anche la 01, ma credetemi, la 01, specialmente ad esempio dell'airbrush, è proprio bianco, quindi per incarnati molto chiari. Prezzo 29,90, sempre su Sephora. Adesso non vi dirò ogni volta dove li trovate, perché tanto ve li linkerò tutti qua sotto, ci metterò 2 ore a fare l'info box, ma ve lo farò. Poi. Su questo progetto spendo 2 parole in più perché mi sta molto a cuore. L'ho acquistato da Wycon e ci tengo a darvelo come idea regalo. Sarebbe bello che tutti lo regalassimo a qualcuno perché sostiene un bellissimo progetto. È la palette Kid Dreams ed è una lip palette. Allora, con l'acquisto di questa palette si sostiene la Lega Italiana per la lotta contro i tumori e in particolar modo alla realizzazione di attività ludico-didattiche nel reparto di pediatria dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Ragazzi, aiutiamo la ricerca, aiutiamo a creare attività per i bambini ammalati di tumore, quindi vi prego, costa solo 9,90, andiamo a comprarle tutti. Adesso ve la faccio vedere, ma non è importante secondo me quello che c'è dentro. Tra l'altro è anche molto carina, azzurra in questo modo, cartonata. Tra l'altro i disegni sono stati affidati le illustrazioni sono state realizzate da Federica Moretti, l'arcobaleno della felicità. Poi Martina Gianasi l'armonia, Maria Elisa Soroiu, scusate se non li dico bene, la vita dei colori, Isabella Landini, non sai mai quanto sei forte, finché sei forte è l'unica scelta che hai. Una cosa molto bella che mi hanno detto di questo set è che praticamente, vi copro lo specchio, ogni colore è stato scelto da un bambino e come vedete i colori si chiamano arcobaleno, felicità, armonia, coraggio, è stato scelto ai bimbi di associare un colore a questa emozione. Quindi sono anche belli i colori e anche se non fossero belli, ragazze, andiamo a comprare questa palette. Sapete che vi ho fatto vedere anche il blush che uscì per la lotta contro la violenza sulle donne e cerco sempre di sostenere questi progetti. È un bel regalo da regalarsi e da regalare per 9,90 poi, ma anche se ne costasse 20 vi direi di comprarlo. Credo che siamo... Vedete, nel nostro piccolo secondo me tutti possiamo fare qualcosa. Noi amanti beauty, se possiamo sostenere un'idea di questo tipo con un regalo così, ma perché no? Proseguiamo con... arriviamo alle figherie qui, ragazze! Baxom! Allora, a proposito, in questo meravigliosissimo video troverete anche cose... trovate! Cose naturali, cose d'oltreoceano, cose luxury, cose di tutti i tipi, per tutte le tasche, per un Natale sfavillante! No, non mi piace il Natale, si vede, vero? Allora, Baxom, set per questo Natale che si chiama Plump Gone Wild. Sono 3 pezzi. All'interno abbiamo il gel lipstick nel colore Nude Exposure. Sono 3 colori top seller del marchio. Ed è un satin. Poi abbiamo il best selling mini full on lip polish in Sandy e il mini full on lip cream in Blushing Margarita. Quindi questo qui è proprio un cream e questo qua invece è il classico gloss più rossetto. Ve lo riesco a tirare fuori da qua per farvi vedere il rossetto, sì? Nude Exposure, che è lui, questo è il quantitativo totale inserito. Mi piace molto questo set, se non sbaglio costa 14 sterline. E, è un bel modo anche per provare Baxom, tra l'altro secondo me i gloss di Baxom sono tra i migliori sul mercato. Poi, Pixie by Petra, voi sapete quanto io ami Pixie, questo set è per questo Natale, in particolar modo non l'idea ma le shade contenute, si chiama Hello Glow, e Pixie fa sempre questi set, ma questo secondo me l'armonia cromatica è molto bella,
e infatti il colore si chiama, appunto, ve l'ho già detto, Hello Glow, e all'interno abbiamo il Glow Booster in Peach Glow e Peach Gold, e adesso vi dico cos'è il Glow Booster. Poi abbiamo il Beauty Blush Duo in Peach Honey e il Lip Lift Max in Honey Sheen. I Lip Lift sono dei gloss di Pixi, effetto volumizzante, molto morbidi, non appiccicosi, belli. Poi abbiamo questi duo che sono sempre blush luminoso e illuminante, e di solito anche belli pigmentati. E poi qui abbiamo il Glow Booster. Che cos'è? È un illuminante liquido che si utilizza sia come sul viso così com'è, sia da miscela, quindi un po' come anche quelli i nostri amati di Becca. Io ce l'ho in diverse colorazioni, mi piace molto ed è molto bello anche come primer. Bella l'idea, secondo me è un bellissimo kit e anche un prezzo molto contenuto. Adesso non riesco a ricordare tutti i prezzi, ma tanto vi ho già detto quel link qua sotto. Poi proseguiamo con, vi ho scelto veramente secondo me i più bei kit set in commercio, sono impazzita a cercare tutto, ma sono i più belli. Poi questo è una chicca, Butter London, vi ho cercato anche brand che non vi nomino mai, proprio per veramente, per se avete voglia di una novità, di un brand che conoscete già, se volete spendere 5, 10, 50 o 150, tutto c'è. Butter London, allora, Butter London fa questi glazer che sono degli eye gloss, sono degli... Sì, toccate, sono liquidissimi, sono ombretti in crema, liquidissimi, sembrano quasi gelli, applicati sull'occhio, sono super metal, e hanno fatto questo set da 4 colori, si chiama Majesty Metal, ed è un set, appunto, eye gloss set, dedicato... E ha qualcosa dedicato alla corona d'Inghilterra, qualcosa con l'Inghilterra, ma non ricordo più, l'avevo letto comunque. All'interno abbiamo Starlight, Moonshine, Icing and Amethyst. Molto molto belli. Poi andiamo... No, questa è una figheria. Allora, voi sapete quanto io ami i... Come si chiamano? Non si chiamano Glitter and Glow, hanno un nome. Si chiamano Glitter and Glow? Sì? Comunque, i glitter liquidi di Stila, secondo me sono favolosi. Per questo Natale hanno creato questo bellissimo set che propone tre taglie deluxe dei colori top seller, che sono Diamond Dust, Kitten Karma e Smoky Storm. Se non avete mai provato questo prodotto di Stila e amate gli occhi super luccicanti, non potete non provarli. Per me sono un prodotto eccezionale e un set come questo vi permette addirittura di avere tre colori. Quindi, bellissimo set per questo Natale. Li abbiamo da abbiamo 2.25 ml di prodotto totale, se leggo bene, no, in ognuno, non lo capisco. Comunque il set si chiama Written in the Star e abbiamo una tonalità fredda, abbiamo una tonalità più bronzata e una tonalità rosa pescata. Bellissimo set secondo me. Poi, nuovo, fresche fresche di Sephora, la chicca del Natale, ragazze, Huda Beauty Set of i set labbra, che non hanno un nome, vero? Contour and Strobe Lip Set. Io ho scelto Trophy Wife e Shameless, ma ne ho già ordinato un altro. A parte che la scatola c'è, è qualcosa di... cioè, ma ne vogliamo parlare? E poi all'interno troviamo matita full size e taglia deluxe di Liquid Lipstick e Lip Strobe. Sapete che io ne possiedo uno di Lip Strobe, il colore è Angelic ed è bellissimo. Questo è parecchio scuro, più scuro di quanto mi aspettavo, però di quanto mi aspettassi, però l'idea è bellissima. Non avevo mai provato le matite labbra, quindi bella occasione per provarle. Secondo me da regalare a una Beauty Addicted è stupendo. E la scatola poi, cioè, ciaone. Morphe Brushes ci propone una robina carina, secondo me, specialmente per le vostre amiche fissate che hanno il nasone o col contouring al naso. È un set in collaborazione con, adesso ve lo dico, Brittany Bear, che io purtroppo non conoscevo, comunque è bellissima e immagino anche famosissima, se no non farebbe questo set. Si chiama 360 Nose Contour Kit ed è un kit specifico per creare il contouring del naso. Io lo trovo geniale perché io stessa quando faccio il contouring al naso dico sempre: oddio, questo pennello è grosso, questo è piccolo, questo non è preciso. Ecco, qui abbiamo tutto, dall'applicazione precisa alla creazione delle barre al diffondere il colore. Secondo me è carinissimo e anche molto simpatico da regalare a una nostra amica Beauty Addicted o che semplicemente ha la mania del contouring al naso. Poi, dunque, cosa manca? Ok, allora,
una proposta NYX ci voleva. NYX, sapete che io non collaboro con NYX e quindi dovevo comprare una cosa. Volevo comprare il calendario dell'avvento, ma l'avevo già comprato e proposto l'anno scorso, dove aveva anche gli ombretti, mentre quest'anno erano tutti prodotti labbra. I Volt giganti 75-90 no, ma ho scelto un set secondo me bellissimo, secondo me il più bello, e si chiama Satin vs Velvet Volt. Perché? Perché all'interno abbiamo i Velvet Matte Lipstick, quindi classico rossetto in bullet, e i nuovissimi NYX Sleep Tease, che sono dei rossetti liquidi effetto satin. Ditemi voi se non è stupendo questo kit. E costa 32,90. E abbiamo, ragazzi, in taglia deluxe un sacco di prodotti, perché abbiamo 12 prodotti labbra, tra cui i nuovissimi Lip Tease, che non vedo, lo Sleep Tease, che non vedo l'ora di provare. Queste sono le cromie e li troviamo, lo troviamo sia in store che ovviamente sul sito di nyxcosmetics.it. Andiamo ai pennelli, torniamo ai pennelli perché ci avevamo già i pennelli. Allora, Sigma secondo me è un marchio, anzi fatemi sapere se volete un video sui miei pennelli di Sigma preferiti, perché secondo me è un marchio iconico. Sigma è proprio una garanzia in termini di pennelli, e vi voglio parlare di due proposte, una specifica di questo Natale, una no, ma che ho adattato alle proposte di Natale. La prima è un kit secondo me stupendo. Allora, abbiamo tre top seller di Sigma in versione col manico più corto da viaggio, più il Sigma Brush Shampoo, che se non avete mai provato è qualcosa di spettacolare in taglia viaggio, e sempre da viaggio il Pulisci Pennelli. Allora, ragazze, all'interno abbiamo il pennello Dailiner E05, il pennello Smudge E21 e il Medium Angled Shading E70. Quindi sono pennello da sfumatura, pennello da lining, è proprio il classico per fare, sapete, la rim inferiore o sfumare la matita. Ragazze, 13,90€, cioè non ci credevo, l'ho ordinato subito. È stupendo da regalare e anche da regalarsi. E poi con la bravissima Camilla Coelho è stato creato questo set che si chiama Nightlife. Secondo me è meraviglioso. Ve lo faccio vedere subito, questo ovviamente il prezzo è un po' più costosetto, però è anche più completo e ha questo effetto, vedete, stelle nella notte, che è una roba meravigliosa. Anche il manico dei pennelli è fatto in questo modo, quindi ha tutto questo effetto nero con glitter multichrome, blu elettrici e verde. La qualità delle setole Sigma per me è veramente, cioè non c'è dubbio. E all'interno, adesso aspettate che vi tolgo le plastiche, perché mi è arrivato proprio oggi. Io sono un amante dei pennelli Sigma, ne compro molto molto spesso. In particolar modo questo set mi è stato gentilmente inviato dal marchio insieme ad altre cose, mentre l'altro l'ho acquistato io. All'interno di questo set troviamo le 55 Eye Shading, il Blending E25, il Flat Definer E15, il pennello da illuminante F35 e il pennello da il Large Angled Contour F40. Morbidissimi, bellissimi, bellissimo set, consigliato, complimenti anche alla youtuber che ha collaborato con Sigma alla creazione di questo progetto. Ok, andiamo verso i prodottini un po' più costoselli e andiamo nell'ambito palette set e robe strane. By Terry, voi sapete quanto io ami By Terry, è stata probabilmente il brand per me scoperto del 2017. Per questo Natale ha fatto delle robe spettacolari, infatti vi farò un video a parte perché è un prodotto che ho acquistato e lo sto ancora aspettando. Una cosa la vedremo nel set skincare, ma oggi vediamo il set makeup. Si chiama Preciosity la collezione, e questa è la Eye Designer Palette Party Priest Gift Set Collection. Allora, il packaging è, qua si vede lo specchio, per quello ve lo copro. Il pack è meraviglioso e all'interno abbiamo una palette di 6 ombretti in edizione limitata, perfetta per chi ama gli ombretti nude. All'interno è presente anche un piccolo pennello angolato doppio. Dunque abbiamo 1, 2, 3 colori opachi, completamente 4 colori opachi e 2 leggermente satinati, nei toni neutro freddi. Quindi proprio per chi ama anche il grigio, il taupe, il marrone neutro, secondo me è bellissima, molto elegante, perfetta anche non per le non più ragazzine. La qualità delle polveri By Terry per me non è in dubbio e il packaging è sicuramente natalizio.
Questa ve l'ho già fatto vedere, quindi ve la faccio vedere velocemente, ma cioè, io, per me sarebbe bellissimo riceverla. È la, sapete che i Nude Stix per me fa tra i rossetti matte con la formula migliore oggi in commercio. Questa è la Nude Stix Limited Edition Creators Palette, dove hanno collaborato delle top influencer alla creazione dei colori, non solo creando la box, ma firmando proprio il pack esterno e ogni rossetto. All'interno c'è anche lo specchio e ogni tappo, vedete, è firmato dal creator che ha scelto la shade. È un set stupendo, con tra l'altro i colori labbra matte più belli del marchio, secondo me. Poi, regalo che ho ricevuto io stessa tempo fa da una cara amica, trovo bellissimo da regalare, è il set Le Mini di Chanel. È il set di pennelli da viaggio firmato Chanel. È di un'eleganza senza tempo, secondo me. È una cosa di quelle che amano veramente tutti. La bag è meravigliosa, dietro troviamo lo specchio, mobile ovviamente, e all'interno, guardate qua che meraviglia, specchio a parte, abbiamo il portapennelli che va anche in cerchio in modo da stare dritto, con all'interno ben 5 pennelli Chanel in setola naturale. Sono a manico corto, ma i pennelli di per sé sono bellissimi, non hanno niente da invidiare ai pennelli in vendita solitamente, quindi senza, cioè, col pack pieno. Lo trovo bellissimo, una bellissima idea regalo, e quindi da fare a una persona speciale per voi che ama il brand o che viaggia spesso per lavoro ma non vuole rinunciare alla qualità del trucco anche viaggiando. E Le Mini de Chanel è veramente un bellissimo regalo. Proseguiamo, no, questo ve lo tengo per ultimo perché è anche il più costoso. Poi, questo uscirà brevissimo, ma ve la mostro già perché mi è stata inviata dal brand in anteprima e secondo me è una bellissima idea regalo. Fa parte della collezione Natale di Lancôme e si chiama Maison Incontournable de Parisien. Midnight in Paris era meglio. È una palette di Lancôme. Ragazze, cioè, guardate l'eleganza. Vabbè, questa è protettiva. È un astuccio rigido argento e chiuso con una cintura blu col logo Lancôme. È magnetico, una volta che noi lo apriamo, all'interno troviamo un maxi specchio di qui e guardate la bellezza di questo set, con due pennelli formato vendita praticamente. E all'interno abbiamo, ragazze, un blush cream, gli eyeliner sia blu che neri, un'armonia di 4 ombretti nei toni dell'azzurro, azzurro fumoso e blu scuro grigio e grigio argento, e una sorta di top coat argento glitter. I pennelli sono molto belli, tra cui anche il pennello per sopracciglia, quindi angolato. Lo trovo veramente una bellissima idea regalo, specialmente per chi ama le tonalità fredde o i blu. Sapete che questi anni sono stati proprio gli anni dei colori caldi, 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 e anche le mie amiche amanti dei colori freddi hanno avuto difficoltà, o dei blu e grigi, hanno avuto seriamente difficoltà a trovare delle proposte. Ecco, questa secondo me è una bellissima, bellissima proposta. Poi, Chloe Morello, per me è una delle mie youtuber preferite, una bravissima youtuber australiana, seconda collaborazione con il marchio Siate, aveva già proposto una palette che vi ho già recensito tempo fa oppure no. Questo è il secondo set e si chiama Chloe Morello's Beauty On volume 2. Perché volume 2? Perché non contiene, ovviamente perché è la seconda volta, e poi perché non contiene solo una palette, bensì, aiuto, abbiamo palette, mascara, se non l'avete mai provato, il Wonder Wand è buonissimo. Poi abbiamo il First Flix, che è il loro eyeliner nero ottimo, e un Liquid Velvet, il rossetto liquido effetto velluto, in un'edizione esclusiva per questa palette creato da Chloe, che si chiama Sydney. All'interno poi ovviamente abbiamo la palette con Chloe, vedete, stilizzata. Chissà, magari un giorno avrò anch'io una palette col mio nome, è il sogno della mia vita. E tutte queste shade. Poi, questo ve l'ho già fatto vedere, quindi ve lo ripropongo solo velocemente, Marc Jacobs Velvet Crew. E vi lascio qua sopra il link del video dedicato alla collezione Marc Jacobs Natale. È il set che contiene al suo interno il mascara, la matita in Blackberry e la matita nera versione gel. Bellissimo set ispirato alle sfilate Fall 2017 Marc Jacobs. Bellissima idea regalo.
Poi proseguiamo con, andiamo d'oltreoceano con Tarte, e secondo me è la più bella idea regalo che ha proposto quest'anno, che è il Big Blush Book volume 3. Allora, sicuramente il pack non me lo aspettavo così di cartone, però obiettivamente, essendoci dentro tutte full size, va bene che sia di cartone, è anche facile, leggerissimo da trasportare. Si apre facendo ruotare, vedete, in questo modo. E all'interno troviamo ben 8 blush versione full size, o meglio, 7 blush e un illuminante. Sono tutti full size, quindi per noi ha un vantaggio economico enorme comprare questa palette. Per le amanti dei blush Tarte, e se non avete mai provato i blush Tarte, credetemi, la formula è incredibile. Trovo che sia veramente un'idea regalo meravigliosa per queste feste. Occhio però di ordinarlo subito, perché ordinando dal sito di Tarte ci mette un pochettino. Si paga la dogana? Sì, però sono anche abbastanza veloci. Io l'ho pagata e basta. Allora, proseguiamo con Look Fantastic. Allora ragazze, io se penso a Natale penso a Look Fantastic. Per me Look Fantastic è il paradiso. Per me ha superato addirittura Sephora per le proposte, idee regalo, Christmas, scelta, vantaggio economico, vastità di brand. Io vi giuro, cioè, ormai lo dico sempre, sono diventata un'azionista di Look Fantastic. Io compro tutto lì, mi trovo benissimo, benissimo. E per questo Natale, se andate nella sezione e digitate nella parola ricerca set, vi sentite male. 43 pagine di set, make up e beauty da impazzire. Ne ho scelti due in rappresentanza della categoria, perché gli altri li vedremo nei set skin. Ma questa meraviglia, Estée Lauder Ready to Glow, proposta per questo Natale 2017. All'interno abbiamo un set da 5 ombretti, 2 blush e terra, più una pochette, appunto, che vedete nell'anteprima. Vediamo subito la pochette, grida capodanno a più non posso, glitterata rose gold, cioè wow. E poi abbiamo la palette, che adesso vi tiro fuori perché è super protetta, fatta in questo modo, quindi con il tema, tutte le edizioni limitate di questo Natale, occhi, hanno questo tema, e sfiammate Estée Lauder, secondo me questo è nettamente il più bello. Abbiamo un bellissimo maxi specchio, e all'interno troviamo, come vi dicevo, 5 shade di ombretto, una sorta di illuminante chiaro e un blush chiaro. I colori sono sicuramente chiari di questa palette, però trovo che siano anche un classico che può piacere più o meno a chiunque. Se parliamo di tipi di cromie, abbiamo dei colori luminosi fino ad arrivare a un pescato e poi due più scuri, tra cui un nero che è anche parecchio pigmentato. Se non sbaglio costa 46 euro e abbiamo comunque una palette di un brand assolutamente luxury, più la pochette che è molto bella, ma ricordatevi che è un periodo di promo. A proposito, vi metto giù nell'info box anche tutti i miei codici sconto attivi, dovunque possiate risparmiare qualcosa. Poi, sempre look, sempre brand lusso, sempre set meraviglioso, ho scelto Elizabeth Arden perché non ne parliamo mai e in effetti è un brand che ha fatto la storia della profumeria, e questo set Natale è veramente molto molto bello. Da che cosa è composto? Ve lo faccio vedere subito. A parte che è bellissimo, perché è una vera e propria valigia, proprio valigia, con disegnato, vedete, in rilievo ci sono la Statua della Libertà, i rossetti, gli ombretti, i pennelli trucco, cioè è bellissima. Una volta aperta ha proprio il bottone tipo valigia, non riuscirò mai a coprirvi lo specchio, ci provo. Abbiamo, a parte lo specchio, 3 lip gloss, la matita occhi che è di un marrone bronzo spettacolare, poi abbiamo il mascara, 3 lipstick, 3, poi abbiamo blush e terra, 10 ombretti e 3 pennelli che vi garantisco sono perfetti per applicare il prodotto. Cioè questa valigetta è di una bellezza da rimanere senza parole. E se pensiamo ai rossetti che sono full size, i gloss che sono grossi, la matita che è full size, eccetera, cioè qui abbiamo un vantaggio all'acquisto del prodotto veramente esagerato. E poi voglio ammettere come bella, cioè quando viaggiate portate solo lei, bellissima, bellissima, complimenti a Look Fantastic. Proseguiamo con, lo so che lo state aspettando, perciò eccolo, Jeffree Star ha fatto un set
si chiama Open Ear for Nude. De, come si chiama? Mini velour liquid lipstick, certo. Nude. Beh, il packaging è spettacolare in tutte queste cromie nude in degradé con il logo Jeffree Star Cosmetics. E una volta aperta la box, cioè aiuto, abbiamo tutti i liquid lipstick di Jeffree Star nelle tonalità nude. E abbiamo Skin Tight, Mannequin, Celebrity Skin, Posh Spice, Rose Matter, Gemini, Leo e Androgyny. Cioè, ne vogliamo parlare? E tra l'altro è anche un great value perché costava 50 euro o 55 euro. Bellissimo. Bellissima idea regalo di Natale firmata Smashbox. Non mi ci soffermo troppo perché la vedremo nel video delle palette che esce questa settimana. Collezione Natale, questa palette è spettacolare. Allora, hanno fatto diversi set, non li ho comprati perché erano tutte cose che bene o male avevo già. Ma questa, io l'ho comprata così per proporvela come idea regalo. Tra l'altro guardate che belli gli adesivi, se avete le agende eccetera, spettacolo. Ma questa palette io pensavo fosse bellissima e buona, e invece è bellissima ed eccellente, che è molto diverso. Il packaging, vabbè, cioè, meraviglioso. Guardate che roba. Sicuramente pesante, è un regalo anche importante, ma vi faccio vedere. All'interno, a parte uno specchio che veramente, cioè, è gigantesco, abbiamo il famosissimo trio contouring, due blush e 15 ombretti, tantissimo prodotto e una scrivenza, ve lo garantisco. Cioè, ha una pigmentazione questa palette che, credetemi, sembra tutto fuorché un'edizione di Natale. E all'interno, tra l'altro, i blush sono da 8.48 grammi totali, ovviamente. Poi abbiamo 8.1 grammi di polveri da contouring e 16.65 grammi di ombretti. Cioè, questa palette, se pensiamo al quantitativo di prodotto al suo interno, dovrebbe costare, non so, 200 euro. E invece ne costa 49,90. Quindi la trovate non solo online, ma anche negli store La Gardenia, Limoni, perché l'ho presa da Limoni, e credo basta, che sul sito se è già arrivata, non ne sono sicura. Poi, ultimo prodotto d'oltreoceano, bellissima, la palette di It Cosmetics New Limited Edition It Girl. Your Life Changing Eye and Cheek Palette, la palette che ti cambia la vita. Cioè, guardate la bellezza. Solo contemplate la vostra migliore amica. Arriva Natale, scarta la scarta regalo e inizia ad essere accecata. No, beh, cioè, adoro, adoro. Cosa compone la palette It Girl? Innanzitutto, It Cosmetics è un brand formulato, e qua c'è proprio scritto, formulato with the plastic surgeon and dermatologist, quindi studiato anche proprio per i post interventi, per chi ha problemi di pelle, eccetera. Abbiamo uno specchio qui che non vi faccio vedere, con scritto You are beautiful, you are it, Jamie, che è la proprietaria del marchio. E all'interno abbiamo due Super Hero Eye Foundation. Sono due ombretti che servono anche a proprio a perfezionare la palpebra, levigarla e opacizzarla. Poi abbiamo, brava Giulia con quest'unghia, porca la vacca, abbiamo otto ombretti in due Harmonie Shade e un blush in degradé. Secondo me questa palette è meravigliosa. Tanta roba. E ultimo, non per importanza, ma perché è il prodotto più costoso, ma secondo me anche il più lussuoso, è una super edizione limitata firmata Maison Dior, del sempre facente parte della collezione Precious Rock, ma è stata consegnata in pochissimi store selezionati. Si chiama Collection Couture Rouge Dior. Allora, per le amanti del marchio, mettetevi insieme un po' di amiche e regalatela, perché è una roba. Abbiamo una pochette logata Dior, d'una bellezza anche al tatto, che sembra una borsetta da uscire, per capirci. E all'interno abbiamo per la prima volta, oltre allo specchio, il 999 matte in versione gioiello, e questo lo trovate in vendita anche singolarmente nella collezione. Bellissimo il pack gioiello, e come vi dicevo, per la prima volta ben 5 rossetti Dior iconici in un pack ricaricabile. Quindi useremo un case, quello lì, toglieremo, infileremo e avremo i rossetti sempre nel case gioiello, perché sono tutti ricaricabili. E lo stesso pack della ricarica è meraviglioso. È di una bellezza questo set da rimanere senza parole, veramente senza parole. Per un amante del marchio poi è spettacolare.
e i colori contenuti all'interno sono il 999 matte, appunto, il 964 Ambitious Matte, il 772 Classic Matte, che è uno dei miei rossetti preferiti di sempre, il 962 Poison Matte, il 743 Rouge Zinnia e il 434 Promenade, che è un nude marrone meraviglioso. Queste erano le mie proposte per i kit regalo make-up più belli per questo Natale 2017. Ci vediamo prestissimo con le proposte skincare e vi dico l'ultima cosa prima di lasciarvi e prima di commuovermi. Ho creato insieme in collaborazione con Custudio 3 kit per questo Natale, con uno dedicato al viso, uno dedicato agli occhi e uno viso e occhi. Ve ne faccio vedere ad esempio uno. Questo è il kit misto, abbiamo all'interno il fondotinta wet and dry, blush da fare anche sculpting, 3 luxury ombretti nei miei colori preferiti e poi abbiamo all'interno pennello angolato da contouring e liquid lipstick nel colore rosso fuoco, meraviglioso. Non ve li faccio vedere adesso nello specifico perché ovviamente ci tengo a fare un video dedicato a questi kit che ho creato in collaborazione con il brand e che sono scontati del 20%, ma non solo, perché sono scontati del 20%, sconto al quale si può andare ad aggiungere il codice sconto che io ho attivo sul sito che trovate qua giù nell'info box. Ho creato un altro set, ragazzi, dedicato agli occhi con tutti gli ombretti luxury, tutti quanti, più pennello da sfumatura in setola e il mascara famosissimo extra volumizzante, alla fine ve li sto facendo vedere, il kit dedicato alla base. Faccio a prestissimo un video dedicato perché è un progetto al quale tengo molto e un'ottima occasione super super scontata per provare il brand. Quindi comunque, se volete andare a sbirciare, qua sotto trovate il sito di Custudio e il mio codice sconto. Ok, adesso è davvero tutto, quindi buono shopping di Natale, ci vediamo prestissimo.